Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La parola cartiera evoca qualcosa di antico, di prestigioso. Nomi come Fabriano o Toscolano rappresentano la storia della manifattura italiana. Eppure il settore sta vivendo forse la più grave crisi di sempre, e non solo per l'avvento del digitale e la dematerializzazione dei prodotti. Di carta c'è sempre bisogno, e tanto. Quello che sta accadendo è che i rincari sull'energia, uniti alla difficoltà a reperire le materie prime, stanno mettendo a dura prova la vita delle cartiere, forse anche più di altri settori. Chiusure temporanee con CIG per i dipendenti sono le soluzioni tampone più adottate al momento, ma il futuro è incerto. La cartiera Pirinoli di Roccavione, in provincia di Cuneo, realtà storica del Piemonte, dà lavoro a un centinaio di famiglie. Dopo aver già affrontato e superato momenti bui nel passato, ora si trova a far fronte a bollette rincarate, anche di 8 volte. Quando il gas era a 20 centesimi al metro cubo, spendevamo circa 400.000 euro al mese. A luglio di quest'anno siamo arrivati a 3 milioni e 2. Abbiamo l'incrocio di consumi in ribasso e costi alle stelle. E cosa può succedere? Diciamo che siamo in buona compagnia, questo non è che mi soddisfi più di tanto, ma il problema non è della cartiera Pirinoli, ma è del mercato. Quello che stiamo vivendo noi lo stanno vivendo un po' tutte le aziende del nostro settore. Abbiamo aperto le procedure di cassa integrazione, abbiamo fatto per il momento delle piccole fermate. Fermare la produzione non vuol dire chiudere, però sicuramente è un momento di crisi, c'è poco da fare. Ma perché a soffrire sono proprio le cartiere? Sono tutte le aziende energivore soprattutto. Oramai da anni siamo passati tutti al metano, che per le nostre produzioni al momento è l'unico combustibile che si può utilizzare. L'Italia si è legata mani e piedi a quel combustibile. Quindi se decuplica il costo di quel combustibile lì, decuplicano i problemi. Tutte le materie prime poi che acquistiamo sono aumentati all'inverosimile, quindi non c'è solo l'energia, ecco. La crisi delle cartiere con il caro energia e l'aumento del prezzo della carta, più 50% in un anno, rischia peraltro di mettere in ginocchio l'editoria italiana, già fortemente provata da anni difficilissimi. Con la ripresa dell'anno scolastico si sono segnalati ritardi nella consegna dei libri e un sempre maggiore passaggio al digitale, mentre l'AIE, l'Associazione Italiana Editori, ha inviato al governo un'agenda con 4 punti per fronteggiare la crisi: credito d'imposta per le imprese, sostegno all'innovazione, lotta alla pirateria, incentivi culturali ai più giovani. Quello che è chiaro in ogni caso è che se rallenta l'industria della carta, tutto quanto rallenta con lei. Allora, intanto vi do